Questo 3-1 è anche la tua grande prestazione, perché non so come Fiorillo ti ha tolto il primo gol, quello dell'eventuale 2-0, poi però l'hai chiusa. Sì, è stato bravo, infatti gliel'ho detto subito, non sei neanche tuffato, ho detto proprio con nonchalance l'hai presa. E, no, sono contento, a parte gli scherzi, sono contento per la prestazione ovviamente, è stata una partita di sacrificio, non ho avuto tantissime occasioni, molte palle sporche, però penso di aver dato il mio contributo e poi ovviamente coronato insomma, dal gol, quindi doppiamente felice. Azione completamente, si può dire, personale? Te lo sei inventato quel gol? Sì, abbastanza, ero stanco e come ho visto un po' di luce, mi sono spostato la palla, ho visto un po' di luce, ho calciato di sinistro e poi fortunatamente è andata là sotto la traversa, quindi bene, dai, sono contento. Pescara ha provato a recuperare palla alta, però vi ha concesso davvero tanto, ve lo aspettavate? Sì, avevamo, soprattutto il mister aveva preparato bene la partita, ci aveva dato molte informazioni e molti strumenti da poter sfruttare oggi. E chiaramente poi ci dovevamo mettere del nostro, ma sapevamo quali erano i punti di forza e i punti deboli di questa squadra, che comunque è una squadra importante. Ha avuto una reazione nel secondo tempo dove appunto 10-15 minuti ci ha messo in difficoltà, e prima del pareggio e soprattutto anche dopo, però siamo stati bravi a non disunirci e niente, abbiamo iniziato col piede giusto, quindi bene così. Ti chiedo un'ultima cosa, hai detto Ventura ci ha detto punti di forza e debolezze del Pescara, qual è la debolezza più grande del Pescara secondo te? Ma no, nel senso di tatticamente ti stavo parlando. Ecco, qual è tatticamente? No, ci ha spiegato dove sfruttare gli spazi, chiaramente giocando con un 4-3-3, la prima pressione. Con 4-3-3 loro e noi con i quinti avevamo molto più spazio se riuscivamo a saltare la prima pressione, quindi chiaramente giocando bene sulle fasce ci trovavamo spesso uno contro uno, successo a Cicerelli come è successo a Kin.